Andremo a fare un tour del pollaio che ho appena cambiato e adattato per far arrivare una nuova gallina. Apriamo qua ed entriamo. Qua, come vedete, i due pezzi che sono divisi da questa siepe, il pezzo qua davanti e questo qua, li ho divisi per ora da una rete che ora sto tenendo aperta in modo che la gallina possa passare da quella. Poi quando arriverà la seconda gallina chiuderò, perché mi hanno consigliato per i primi giorni di tenerle separate, così almeno si conoscono a distanza e si evita così semmai delle barruffe e delle zuffe. Qua la tettoia l'ho cambiata, non so se avevate visto negli ultimi video, non c'era proprio, o l'avevo messa qui che copriva tutto questo lato, ma lì poi non ci arrivava luce del sole, quindi in inverno è meglio un po' di calduccino dentro il pollaio. A cui ho appeso la mangiatoia riempita di un po' di granaglie miste, qua dove si porta il mangiare, e lì c'è l'acqua. Qua, come vedete, è un ondulato di catrame che li protegge dalla pioggia e dal vento. Poi qua in mezzo lo conoscete, fra un po' lo andrò a cambiare. Qua in mezzo ci sono i due posatoi e qua andrò a mettere la cassetta delle uova, visto che l'altra per ora non le sta facendo le uova. Qua c'è l'altro pezzo del pollaio, qui è di nuovo aperto e la gallina ora è lì infilata in mezzo alla siepe. Sopra, nel sopra del pollaio, ho messo dei teli ombreggianti come questo qua. In estate li avevo messi, ma ora li ho tolti perché un po' di sole qua ci deve arrivare per far crescere anche un minimo di erbettina che loro possono mangiare. Stanno reggendo bene qui in fondo. Come vedete, avevo messo un po' di catramina nei primi 40 cm del palo in modo che resistano di più all'umidità, e devo dire sono ben piantati. A me dispiace un po' che le galline abbiano sempre lo stesso pezzettino di erba, che normalmente gli aggiungo dell'erba e prendo dall'orto, delle foglie, degli scarti, e però avendo solo questo spazio loro poverine non possono andare a razzolare a giro, se no o vanno nei giardini delle altre persone o mi vanno proprio a mangiare qui tutto l'orto. Il pezzo davanti, come vedete qua, ho cercato qui di trapiantare una piccola piantina di rosmarino che ora, meno male, vedo mi sembra stia attecchendo bene, in modo che poi io ne metta altre qua sul confine o anche lì, in modo che facciano un po' di ombra e diano un pochino di sollievo in estate alle galline. Un pochino andrò anche a potare qui le rose e semmai ne farò un bel video. Oh, guardate che bella pianta qua c'è, proprio accanto al pollaio. Stando a marzo in questa vite qui andrò a innestarla per fare una prova di innesto e naturalmente vi racconterò tutto su come la farò, che anch'io devo anche imparare a fare un po' di innesti per le mie viti a giro selvatiche. Vi ringrazio di aver visto fino a questo punto il video, naturalmente se non sei ancora iscritto iscriviti, mi raccomando accendi la campanella e lascia un bel mi piace a questo video per supportare il mio canale. Ciao!